8 anni fa, quando ho iniziato a interessarmi alla salvaguardia degli elefanti, mi ha colpito una frase in un libro di P.D. Stresi. Stresi è una giovane guardia forestale degli anni 30. Aveva sentito parlare di un antichissimo passaggio migratorio degli elefanti selvatici tra la Birmania e l'India, nei pressi del valico di Chokan, che però lui stesso non aveva mai visto. Ho deciso allora di iniziare una ricerca su questa pista. Gli elefanti sono abili migratori. Da migliaia di anni si spostano liberamente su un vasto territorio che si estende dal Vietnam all'Himalaya e al sud dell'India. Ma in meno di un secolo, per colpa dell'uomo, il loro habitat e la loro popolazione hanno subito una notevole diminuzione. Dopo aver studiato etnologia a Londra, Pragna Chauta si è dedicata allo studio del rapporto tra uomini ed elefanti in Asia. Si è così resa conto della drammatica situazione in cui versa questa specie a rischio e ha deciso di impegnarsi nella sua protezione. Quando ho deciso di preparare una spedizione lungo la pista degli elefanti, ho proposto a Mujib Khan di accompagnarmi. Mujib discende da una lunga stirpe di Maut, gli abili addestratori di elefanti indiani. La nostra prima tappa è stata Rangoon, ma abbiamo capito subito che non sarebbe stato possibile attraversare la Birmania. Si è deciso allora di tornare in India per raggiungere la frontiera birmana all'altezza del valico di Chokan. La pista degli elefanti comincia sulle rive sabbiose del possente Brahmaputra, che quando lascia l'Himalaya per dirigersi verso le pianure dell'Assam è largo più di 20 chilometri. Partendo dal sud dell'India, Pragna Chauta, Mujib Khan e il biologo Surendra Varma hanno percorso quasi 4.000 chilometri in 12 giorni, fino a raggiungere la frontiera birmana in una delle regioni più selvagge del mondo. Il loro scopo è scoprire se gli elefanti della Birmania del nord riescono a migrare attraversando le montagne per accoppiarsi con gli elefanti dell'Assam in India e viceversa. Questa frontiera è praticamente chiusa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Ancora oggi, la regione è considerata pericolosa e la sua sicurezza è affidata al controllo dei militari. La
La sola strada che attraversa questo territorio è un ricordo del periodo più buio che questa regione abbia mai conosciuto. L'invasione della Birmania da parte dei giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale sconvolse la vita di centinaia di migliaia di contadini, ma costituì per loro il primo contatto con la modernità. Dal momento che i giapponesi controllavano le vie marittime, gli alleati decisero di costruire una strada attraverso la Birmania per trasferire armi e approvvigionamenti dal nord-est dell'India fino alla Cina. Il solo modo per costruire questa strada era seguire le piste degli elefanti che da secoli percorrevano queste regioni incontaminate. Questa era la Lido Road. La Lido Road ci permette di entrare fisicamente in contatto con questa frontiera. Il suo aspetto solitario inganna. In realtà c'è una postazione militare da entrambe le parti. Un confine invalicabile crea sempre un'aria di mistero lungo la sua linea immaginaria. Quest'idea di una frontiera internazionale imposta dall'uomo alla natura appare come una folle assurdità. Nel 1942, migliaia di uomini delle tribù locali furono arruolati per la costruzione della Lido Road, nel cuore del territorio degli elefanti. Ogni chilometro di strada costò la vita di un uomo. Gli elefanti furono impiegati per trasportare il legname, i viveri e le armi. A volte furono anche costretti a trascinare pesanti cannoni. Ne morirono migliaia e il loro ecosistema fu gravemente danneggiato per costruire una strada che dopo la guerra sarebbe stata abbandonata. Talvolta le locali tribù Tansa sono autorizzate ad attraversare la frontiera per incontrare i familiari che vivono dall'altra parte. Come i gruppi di elefanti, anche i membri delle tribù si incontrano per scambiarsi merci e ragazze da marito. È necessario conoscere la vita delle popolazioni locali per trovare indizi degli spostamenti degli elefanti. Infatti, entrambi hanno gli stessi bisogni elementari. Cercano acqua e bambù. Sono in competizione tra loro per le stesse risorse della foresta. Questa spedizione in Birmania mi ha confermato che per trovare le tracce degli elefanti selvatici dobbiamo dirigerci più a nord. Ma per poterci arrivare abbiamo bisogno di elefanti che trasportino il nostro materiale e i nostri viveri.
See, you can see Tasmax here. A male has been playing with her going above. Gli elefanti portano sul corpo i segni della loro storia. Un maschio aggredito mentre cerca di accoppiarsi. Un orecchio lacerato durante la cattura. They are aware that you can make the column, which is widening of the teeth and thickening of the teeth, if you cut it. Le zanne del maschio si sono incrociate e ha difficoltà a farci passare in mezzo alla proboscide. Mujib pensa che in queste condizioni presto potrebbe irritarsi. Se tagliassimo la punta delle zanne, ricrescerebbero più dritte e più forti. Ma l'animale potrebbe perdere la sua aggressività. In entrambi i casi si corre un rischio. Quando la punta delle zanne sfugge al suo campo visivo, l'elefante è ossessionato dall'idea di speronare qualcosa o qualcuno. Sarebbe quindi preferibile tagliare le zanne, ma è un lavoro lungo e noi abbiamo poco tempo. This is what you put on top of the elephant first. Le bardature e le selle sono consumate e inutilizzabili. It's not enough for all of us to. Sono troppo piccole per potersi sedere per attaccare i bagagli. To put the luggage and ourselves. Questo materiale è fatto per trasportare legna, non altre cose. Con il carico, il mahout non avrà più spazio di manovra. Mujib ha una grande esperienza di elefanti e sa fabbricare corde di canapa morbida che non irritano la pelle dell'animale o improvvisare selle con i materiali più semplici. Good chili. So I can take 5 packets? 5 packets. For 20 days we're taking plenty of masala. We're taking about 50 kilos of rice. Dobbiamo prevedere i viveri che ci serviranno per 20 giorni di spedizione. Ma è difficile calcolare il consumo esatto e siamo limitati dal peso. Pepper 500 grams, garlic 1.5-2 kilos, because further we go. Il menù sarà invariabilmente costituito da riso e lenticchie con delle spezie e qualche condimento. E poi tè e zucchero. Like ghee, which is saturated butter, like oil, it's going to be difficult. So we're going to try and take for 20 days for 15 people, basically. And hopefully we should carry on with that. Here.
Vieni. I mahout locali non sanno sellare gli elefanti. Dovremo superare terreni difficili, attraversare fiumi. Le corde non devono essere troppo tese, ma il carico deve essere ben assicurato. La bardatura dovrà essere ripetuta tutte le mattine e i mahout dovranno darsi da fare, altrimenti perderemo tempo. Domani ci metteremo in cammino. L'obiettivo è quello di seguire e studiare la valle del fiume Noadin, che si addentra in profondità nel territorio birmano fino al valico di Chokan. Se riusciranno a percorrere 20 km al giorno, arriveranno in 10 giorni. Piove come d'estate, anche se è inverno. La strada è stata danneggiata dai camion che lavorano alla costruzione di un ponte. E abbiamo ancora 138 chilometri da percorrere in queste condizioni. Abbiamo trovato riparo in un bungalow abbandonato dal governo. È un vero lusso dopo aver passato la notte sotto la pioggia. La temperatura è improvvisamente scesa. Okay, so we're going to give something to warm up the elephants. They've been cold all night. Di notte gli elefanti hanno freddo. Beaten rice, as they call it. Preparo un miscuglio di riso soffiato, zucchero e un quarto di rum per ognuno di loro. Biri.
Elena! Non due ore sei. Che ti avevo cominciato a essere lei? Che grande, eh? Vedi? Dai, ci pongo già questo. C'è un tipo di altro. I ponti sono sempre un problema per gli elefanti. Sentono le vibrazioni sotto le zampe. E se il torrente è in piena, diventa impossibile farli attraversare. Adesso sappiamo che gli elefanti possono attraversare il ponte, ma è troppo tardi per andare avanti. Sarà meglio rientrare al campo e tornare domani. Bisognerà scaricare i bagagli e far attraversare gli elefanti senza carico. But it's possible. Right now we are the 40 mile mark from Miao. Siamo al chilometro 64. Possiamo attraversare il Burma Nalla e proseguire il nostro cammino. Ma sembra che ci sia una frana un po' più avanti. L'altra possibilità è quella di tornare sui nostri passi e attraversare il fiume Noa Din. Ma con la pioggia non so se riusciremo a superare la corrente. Quarto giorno e primo segno di una presenza umana. Probabilmente sono i Lisu, una tribù con una pessima reputazione, originaria di Yunnan, in Cina.
Il direttore del Parco Nazionale di Namdafa, dove ci troviamo ora, ci ha parlato della deforestazione e del bracconaggio praticati da Elisu. Hanno bruciato le installazioni del parco e minacciato di morte alcune guardie forestali. Vorrei ottenere qualche informazione da questa comunità poco conosciuta. Sicuramente ne sanno più di chiunque altro sugli elefanti e su questa foresta. आपके बस्ती का नाम बता सकते हैं और किस तरह के आदमी आप लोग हैं और आप क्या करते हैं और कब आए इधर शिदी शिदी और लिसु कुछ नहीं है लिसु लिसु मतलब युबिन लिसु युबिन questi sono Lisu Yubin appartengono al clan degli Shidi खेती बाड़ी के पहले आप क्या करते थे लिसु वाले पहले तो कुछ नहीं है सिर्फ खेती में सिर्फ खेती में और जंगल का कुछ हंटिंग वगैरह करते हैं वो नहीं वो नहीं कुछ भी नहीं पेट के लिए सिर्फ पेट के लिए अच्छा A detta del capo del villaggio, i Lisu sono agricoltori e cacciano solo per mangiare. Hatti pehle wo bina aur takta hai. Aur yahan bhi aate the? Yahan mein to wahan se nahi aaye. Acha. Aur abhi kyun nahi aate? Abhi to mere barish ka time ho gaya to. Acha. Nahi to aate hain. आप ये पुराना हाथी का रास्ता आप जानते हैं जो Secondo lui alcuni elefanti utilizzano il valico di Chokan per arrivare dalla Birmania soltanto a dicembre e gennaio. वो हाथी का रास्ता तो है È stato lì nel 1974 e ha visto delle tracce di elefanti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i piloti della RAF ricevettero l'ordine di sparare sui convogli di elefanti che avrebbero potuto trasportare armi e viveri ai giapponesi, ma per errore colpirono anche il loro stesso convoglio. La guerra inflisse un colpo terribile a una foresta fino a quel momento rimasta intatta. Il legname fu sfruttato senza limiti per alimentare l'industria militare e, paradossalmente, gli elefanti furono utilizzati per distruggere il loro stesso habitat. La guerra ha dato a queste popolazioni un'idea sbagliata della foresta. Ho la sensazione che il capo del villaggio non mi abbia detto tutto. È molto probabile. In fondo la vita del suo popolo è una continua lotta per la sopravvivenza. Quinto giorno. Il viaggio sta facendo nascere in tutti noi un profondo senso di disperazione e la natura si sta mostrando nel suo aspetto più ingrato. Il fiume è troppo profondo perché gli elefanti possano attraversarlo con il carico. Dovremo costruire una zattera, ma al momento non ne sono tanto convinta. Sono volute 4 ore per attraversare il fiume. Gli elefanti hanno dovuto fare un giro complicato. Nel frattempo abbiamo trovato delle tracce sul terreno. There's the guts.
blood mark. There is the blood. Okay. You went on top. Le impronte e poi delle viscere e del sangue sul terreno ci portano verso la foresta. I think it's a samba female. Il cadavere appartiene a un cervo femmina. Yeah. What I think is probably... Lo svuotamento delle viscere fa pensare che l'attacco sia opera di un grande predatore. Ma i tagli freschi fanno pensare a un bracconiere. Yeah, I think an animal has killed it first and then a human being got to it. Yeah, possibly. आप क्या सोचते हैं ये जानवर ने पहले मारा है या आदमी ने ये जानवर जानवर पहले मारा है और फिर आदमी ने काटा किस तरह का जानवर Sembra che il cervo sia stato prima ucciso da un predatore. Poi siano intervenuti dei cacciatori e abbiano portato via la carne. Mujib says, Marmaik, what you see the footprint on the wood and over there is a tiger. And what you see here after that are wild dogs. È chiaro che i bracconieri sono all'opera in questa zona. Le tracce di cani selvatici e di tigri sono evidenti. Soltanto una tigre o una grossa pantera sventra la sua preda prima di mangiarla. This is an elephant footprint. This is an elephant's footprint and that is an elephant's footprint. But the question is whether it is tame. Nelle vicinanze vediamo diverse tracce di elefante. Sarà selvatico o addomesticato? Ancora una volta dovremo procedere per deduzione. La guida è sicura che gli elefanti addomesticati non si spingano fino a qui. Well, this is the first wild footprint we see, yeah. It looks more like a single. It's a single one. Secondo Mujib, le impronte sarebbero di un animale selvatico di taglia media. Another print. Those are the nails, right there. In altre impronte sono evidenti i segni delle unghie. And you have several of them leading all the way. So there is only one possibility. L'elefante ha camminato sull'argine del fiume prima di dirigersi verso la foresta. And come back here and gone back into the forest. That's the only possibility. So we can actually estimate the age of animal. La circonferenza delle impronte moltiplicata per due permette di calcolare l'altezza dell'animale e quindi ci dà un'idea della sua età. How much? It's 1.16 meters. No, 1 meter, sorry, 1 meter 20 also. 20. 1 meter average, 1.10 average, so... La media delle impronte è di 1.10 meters, il che significa un'altezza di 2.20 meters. That means 7'4". So, Hatika age, what would be the age between 20 and 30? Deve essere un animale di meno di 30 anni. Il fatto che sia solo indica che si tratta di un maschio. Dopo quello che mi ha detto il Lisu, queste prime tracce di un elefante mi rassicurano sulla validità della mia spedizione. Ma sono soltanto due indizi in un'immensità che comincia a pesarmi. Non voglio arrendermi, ma a ogni passo incontriamo una nuova difficoltà. È caduta molta pioggia. E anche se oggi piove di meno, non credo che smetterà. Il nostro obiettivo è sempre quello di arrivare a Chokan o di vedere se esiste un'altra pista migratoria tra la Birmania, alle mie spalle, a meno di 20 chilometri, e l'India. Sarebbe l'ultimo corridoio di comunicazione tra gli elefanti del nord-est indiano e quelli del sud-est dell'Asia. Voglio verificare se gli elefanti riescono ancora a comunicare tra di loro.
to get there from here is go through the jungle. You have to. Per andare laggiù bisogna attraversare la giungla a colpi di macete e cercare l'antica pista o quello che ne rimane. È sparita vicino al villaggio dei Lisu, dove eravamo ieri. And we cannot go because. E dato che c'è una frana più avanti, dobbiamo arrampicarci su salite ripide e scivolose a causa della pioggia. È pericoloso. And slippery slopes because of monsoon. So it's very risky, I think. I mean, if you take men, it's. Con i portatori è possibile, ma ci vogliono viveri. E con più viveri servono più portatori. È un circolo vizioso. L'utilizzo degli elefanti consente di ridurre il numero di uomini e dimostra che il terreno è praticabile dagli elefanti. For an elephant, basically, practically. Il punto cruciale di questa ricerca è scoprire se esiste una pista che permetta agli elefanti selvatici del lato indiano e di quello birmano di accoppiarsi tra loro. È essenziale per il futuro di questa specie. In tutta l'Asia la popolazione umana si è molto sviluppata. Le foreste sono state in parte distrutte e in ogni paese i gruppi di elefanti sono rimasti isolati gli uni dagli altri. Settimo giorno. Piove incessantemente. Il terreno è sempre più scosceso e pericolosamente inzuppato dalla pioggia. Quanto potremo andare avanti in queste condizioni? Non voglio chiedere troppo agli elefanti. Le provviste si stanno riducendo e abbiamo percorso solo 80 chilometri. L'unica alternativa è tornare al punto di partenza, restituire gli elefanti, ingaggiare dei portatori, comprare altre provviste e tentare di nuovo. Fortunatamente il tempo migliora e in 4 giorni di cammino percorriamo 70 chilometri. Adesso abbiamo 9 portatori. 6 di loro sono di Chakmas, di Chittagong, nel Bangladesh. Degli altri 3, uno è tibetano, un altro nepalese e il terzo del Bhutan. Al chilometro 100, una gigantesca frana costituisce un ostacolo che sarebbe stato insuperabile con degli elefanti carichi. Siamo costretti a procedere su un terreno roccioso e instabile. They say was where the landslide is. No. These boys who've been constructing the road before, I don't know when,
See, there's a pond that we passed. There's like a pond. Non abbiamo alcun punto di riferimento per sapere dove siamo e quanta strada ci resta da percorrere. Yeah, but it was a lot. Because basically we get mentally saturated. That's the reason. Otherwise, I would, if you compare yesterday's, no, it was tough. Alcuni cacciatori che abbiamo incontrato ci hanno detto che ci vogliono ancora 3 giorni di marcia per arrivare a Vijayanagar. Yeah, I saw them also. There's one asked where you come from. Is it Vijayanagar? I said, how many days has it taken you from Vijayanagar to come to this point where we were talking? No, so he said 3 days. No. Abbiamo l'impressione che si siano sbagliati. Questi 165 chilometri sembrano interminabili. Facciamo fatica a ricordare quale giornata sia stata più stremante. Ormai la nostra routine è ben collaudata. Ci svegliamo alle 4:30 del mattino. Alle 6 mangiamo riso e lenticchie con un po' di tè nero nelle canne di bambù. Marciamo senza sosta dalle 7 alle 3. Poi di nuovo riso e lenticchie. Stendiamo i nostri teli di plastica tra 2 alberi per ripararci. Alle 5 è già buio. E alle 6 tutti dormono. È strano che anche nel cuore di questa foresta ci siano così poche tracce di elefanti. Ho sicuramente sottovalutato il numero di quelli catturati e uccisi dai bracconieri. Alcuni documenti dell'inizio del secolo ci rivelano che migliaia di elefanti furono catturati e utilizzati per trasportare il legname. Molti morirono durante la cattura. Il bracconaggio è un'ulteriore causa della riduzione del numero di elefanti. Un giovane cacciatore Lisu si è avvicinato al nostro campo. È timido, ma accetta di mostrarci le sue frecce avvelenate e di darci una dimostrazione di come funziona il suo arco. How many people live here in this place? Aur is gaon mein kitna kitne aadmi rehte hain is gaon mein? Aapke gaon mein? Idhar is basti. Tentiamo di interrogare il giovane Lisu sulle condizioni di vita della sua comunità. This around 20. In questa zona vivono circa 20 persone. La sua comunità si è installata qui perché la terra è più fertile. Mantengono i contatti con le altre comunità all'ISU della vallata. Gli chiedo da dove vengano i suoi genitori. Non mi risponde. Senza dubbio perché sono arrivati clandestinamente dalla Birmania o dalla Cina. Vijayanagar è l'ultimo villaggio prima del valico di Chokan. È separato dalla città più vicina da 165 chilometri di giungla. Non è possibile percorrere i 22 chilometri da lì a Chokan senza una guida locale. Ho incontrato le autorità locali. Siamo stati autorizzati a utilizzare i bungalow del governo. L'ufficiale mi ha promesso che ci troverà del riso e un po' di lenticchie. Non c'è nessun negozio e i nostri viveri sono ormai contati. Ora che ci stiamo avvicinando alla nostra meta, il mio pensiero va all'uomo che mi ha indirizzato verso Chokan.
P.D. Stresi, un pioniere della protezione degli animali selvatici nell'India moderna, morto nel 1977. È lui, la mia vera guida. Sono passati 27 giorni da quando abbiamo fatto i nostri primi passi nella giungla. Ma i 280 chilometri già percorsi sono stati solo un breve tratto rispetto a quello che ci attende. I portatori sono contrari ad andare oltre. Pensano che il valico di Chokan sia coperto di ghiaccio. Risalire quel fiume era come viaggiare all'indietro verso gli albori del mondo, quando la vegetazione copriva liberamente la terra e i grandi alberi erano re. Solo ora colgo il senso delle parole di Joseph Conrad. Risalire questo fiume è come penetrare il libro Cuore di Tenebra. I portatori si sono fermati. Seguiamo le nostre tre guide. Nell'ultima ansa del fiume, lo stretto passaggio tra due colline è bloccato. Le piogge monsoniche lo sbloccheranno molto presto. See, that's the Chokan Pass. Questo è il passo di Chokan. Uno smottamento ha creato una profonda pozza d'acqua che ci impedisce di andare avanti. Le pareti sono troppo ripide per tentare una scalata. Gli elefanti selvatici passerebbero senza problema, con calma. Il vantaggio che hanno sugli uomini è la loro capacità di resistere alla pioggia, di attraversare facilmente i fiumi e di trovare da mangiare sul posto. So that is the famous Chokan Pass. They say that it's an old elephant migratory route. I think that. Abbiamo finalmente raggiunto il famoso valico di Chokan. La collina qui di fronte è sul versante birmano. I primi uomini a utilizzare questo passaggio furono gli Aom, che regnarono sull'Assam per 6 secoli. Il primo europeo fu Errol Gray nel 1892. Scortava un convoglio di una 50 di elefanti che intendeva vendere in Birmania passando per Chokan. Trentesimo giorno, ritorno a Vijayanagar. I portatori, quasi tutti animisti, hanno paura del Chokan. Hanno deciso di tornare indietro. Devono essere pagati. L'ufficiale spera che un elicottero possa portarci i viveri e ricondurci indietro. Dipendiamo dalle condizioni meteorologiche e dalla buona volontà dell'amministrazione indiana. Ma è già una settimana che aspettiamo. Thank you.
Dall'alto mi rendo conto della lunghezza del tragitto che abbiamo percorso. Adesso so che alcuni elefanti selvatici utilizzano ancora questa pista, tra questi milioni di alberi, queste migliaia di specie animali che potrebbero scomparire nel giro di qualche anno. Se la regione verrà protetta e il bracconaggio fermato, la popolazione degli elefanti potrà crescere di nuovo e svolgere, insieme alle altre specie, il suo ruolo fondamentale in questo sistema ecologico così complesso.